abbiamo pensato di ricostruire un itinerario che tocca tutti i luoghi che sono stati attraversati da questo grande uomo che è Pietro Celestino, e questo tracciato che è venuto fuori, che noi abbiamo progettato, andrà praticamente dal Gargano, da Vieste, fino a Roma, fino all'attacco con la Via Francigena, quindi offrendo una possibilità ancora più articolata in questo. Ovviamente il primo lotto che noi metteremo a disposizione sarà la congiunzione tra Sulmona, la Badia Morronese, e l'Aquila celestiniana, che è un po' il fulcro di questa cultura del Medioevo. E pensiamo di mettere a disposizione questo nuovo lotto di circa 70 km già dalla primavera prossima. Quindi passeremo da 90 a 160 km molto presto, e contiamo, avendo già dei riscontri positivi, di andare presto ad una collaborazione con partner extraregionali per mettere a disposizione dei camminatori tutto quanto il percorso da Roma a Vieste, che è un percorso importante, perché insomma 570 km impegnano quasi come il Cammino di Santiago, insomma, certo più lungo, ma insomma voglio dire, molti scelgono tratti in questa. Noi rivendichiamo una natura in questo percorso molto speciale, che attraversa non solo scenari fantastici, ma attraversa anche luoghi monumentali, attraversa anche luoghi storici molto ricchi di significato, e quindi voglio dire, è un'esperienza molto intensa che sicuramente avrà una grande accoglienza da parte degli appassionati.